da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Gentili amici, benvenuti nel nostro canale YouTube. Parliamo di Inter, non si placano le polemiche dopo il derby d'Italia di Inter-Juventus. Dopo giorni a parlare dell'episodio arbitrale, però è anche il caso di approfondire l'aspetto tecnico della partita, perché se Inzaghi nel post partita, nel post gara, ha concentrato l'attenzione su quell'episodio che ha condizionato inevitabilmente la partita, ebbene bisogna parlare anche di come l'Inter ha giocato male una gara senza mai praticamente concludere in porta, con la sensazione che probabilmente neanche in tre giorni i nerazzurri avrebbero potuto far gol. Ecco, da questo punto di vista anche la società ha fatto delle riflessioni in questo senso, perché se da un lato l'errore tecnico è stato considerato grave oltre che evidente, da un altro punto di vista le riflessioni della società riguardano anche un aspetto tecnico-tattico, perché Allegri per la terza volta ha utilizzato una sola punta giocando contro l'Inter, sapendo che cosa? Sapendo che Inzaghi non cambia mai sistema di gioco, sapendo che Inzaghi resta fedele a quello che è il suo modulo tattico, e mettere una punta contro una squadra che si difende a 5, sfruttando poi quelli che sono gli inserimenti dei centrocampisti, è stato fin troppo facile per Massimiliano Allegri. Il problema è che Inzaghi ci ha messo troppo, tanto nel leggere la partita e nel passare poi a 4 quando ormai il risultato era acquisito. Ecco, questo è uno degli aspetti che la dirigenza, ma anche qualche calciatore, imputa all'allenatore. Il fatto di non saper leggere le partite e di non cambiare quando magari bisognerebbe anche un po' mischiare le carte in tavola per sovvertire l'esito di una partita che sta andando in una direzione. Questo fa parte di uno degli aspetti su cui l'allenatore deve lavorare, deve imparare anche a modificare, perché Inzaghi resta comunque un bravissimo tecnico, probabilmente deve imparare anche a saper cambiare, a saper essere meno leggibile nei confronti dell'avversario, perché quando l'avversario sa che l'unico tuo sistema di gioco è il 3-5-2 che non cambi mai, evidentemente diventa poi automatico capire quali sono le tue mosse, prendere le contromisure, e da questo punto di vista servirebbe un passo in più. Ora, l'Inter ha perso praticamente un terzo delle partite di questo campionato, il futuro dell'allenatore resta sotto la lente di ingrandimento, come è normale che sia, perché non è accettabile registrare così tante sconfitte in campionato, e non so onestamente se l'ottimo risultato in Champions League potrà bastare a salvarlo, nel senso che adesso ti aspetterà una doppia sfida importantissima con un Benfica che gioca un calcio straordinario, che ha buttato fuori la Juve e che nell'ambito delle due partite ha dimostrato di avere una qualità di gioco, un'espressione di gioco, una cattiveria, una concentrazione da Champions League. L'Inter ha avuto già difficoltà col Porto, riuscirà a superare anche il Benfica? Questo è un bel punto interrogativo, al netto del fatto che bisognerà arrivare a questa doppia sfida in condizioni fisiche e psicologiche accettabili. L'Inter oggi dal punto di vista fisico è una squadra sulle gambe, si è visto anche l'altra sera con la Juventus, non aveva birra nelle gambe, aveva giocatori stremati. In queste settimane bisognerà cercare di fare un lavoro per quelli che sono da piano, perché poi tanti sono anche in nazionale, per cercare di mettere un po' di minuti nelle gambe e far rifiatare i giocatori che sono stati spremuti fin troppo. Ecco, questo è un altro aspetto su cui bisogna riflettere, perché Inzaghi ha sempre usato gli stessi giocatori, raramente li ha cambiati nelle turnazioni, e questo ti porta al termine della stagione con i giocatori con la lingua di fuori. Evidentemente anche da questo punto di vista bisognava rivedere qualcosa, bisognava dare un po' di minutaggio a chi di fatto non ha mai giocato, e magari far rifiatare chi fino ad oggi ha portato avanti la carretta. Aslani, siamo a marzo, prima o poi qualcuno ci dovrà spiegare che senso ha avuto prenderlo e tenerlo e relegarlo perennemente in panchina
per tutta la stagione, dopo che comunque la società ha fatto un investimento importante in un periodo in cui di investimenti se ne possono fare pochi. Cioè, anche questa Slani ha bisogno di giocare, ha bisogno anche nelle partite non evidentemente di blasone, di poter avere un minimo di minutaggio per poterlo valutare, per poter prendere un po' di fiducia in se stesso. Tenerlo un anno in panchina non è certamente un investimento che può far bene alla società, e soprattutto in un momento, lo ripeto, in cui dal punto di vista economico non si possono fare grossi investimenti. Ecco, sulla gestione di Aslani gli interrogativi sono molteplici in questo senso, così come io credo che delle valutazioni dovranno essere fatte sul reparto arretrato, perché di Skriniar ormai abbiamo già parlato. Tenderei a escludere il fatto che lo voglia fare Flanella, vedo che in tanti sui social lo paragonano al ginocchio di Cardi, nulla a che vedere con quella situazione, il ragazzo ha davvero fastidi e lo dimostra anche quello che è venuto fuori in nazionale, tant'è che rientra adesso indietro e speriamo che torni a disposizione per le partite di Champions League, perché c'è bisogno di uno come lui in un momento così importante della stagione. Qualche riflessione va fatta invece su De Vrij. La gente in queste ore ha detto che al giocatore non dispiacerebbe fare un'esperienza all'estero, ma che l'offerta all'Inter è stata importante. Ecco, per il crollo che ha avuto De Vrij nell'ultimo anno e mezzo con l'Inter, se nella testa del giocatore c'è l'idea di andare a fare una nuova esperienza, che vada, anche perché l'Inter gli offrirebbe un contratto importante e offrirebbe tanti soldi per uno che sta in panchina. Io credo che non ne valga neanche la pena. C'è l'opportunità di, avendo 11 giocatori in scadenza, e di questi credo che pochi verranno rinnovati, c'è l'opportunità di fare una bella rivoluzione dal punto di vista dell'organico. Io credo che credo che sia arrivato il momento giusto per fare un'operazione di questo tipo. E nell'ottica di queste considerazioni ci infilo anche Dzeko, professionista esemplare come lo stato De Vrij, ma anche quest'anno Dzeko ha dimostrato di giocare solo un girone, poi nell'altro ha fatto fatica. Ora non so se è anche una questione di gestione, nel senso che è stato talmente spremuto nella prima parte che nella seconda fa molta fatica, però nell'ambito delle valutazioni che deve fare una società, dare tanti soldi a un giocatore che ti gioca soltanto mezza stagione io credo che non abbia senso. E quindi è giusto fare dei ragionamenti in quest'ottica, magari andare a prendere dei giovani di prospettiva insieme a qualcuno d'esperienza che però non abbia già dato il meglio, che non venga qui a fare flanella, perché sennò difficilmente si potrà allestire una rosa competitiva, e siccome bisogna farlo è arrivato il momento di iniziare a fare delle valutazioni anche dure da mandare giù, ma che non sono più procrastinabili, così come il discorso di Brozovic per me era uno di quei giocatori di cui non si può fare a meno. È stato un giocatore fondamentale per l'Inter, quest'anno addirittura è stato relegato in panchina. Perché? Al netto degli infortuni, questo è sempre stato un giocatore che ha dato l'anima per questa squadra. Ora, farlo diventare un'alternativa credo che anche dal punto di vista psicologico sia stato più un danno. Per quanto Mkhitaryan abbia fatto bene, però Mkhitaryan i suoi anni ce li ha, l'Inter non credo l'abbia preso per fare il titolare inamovibile, ma nel contempo trasformare in Brozovic in un panchinaro di lusso, ecco, credo che questo sia stato un po' un boomerang, e anche in questa situazione credo che la gestione di Inzaghi a 360 gradi non sia stata proprio ottimale. Attenzione, non voglio addossare tutte le responsabilità al tecnico, lungi da me fare una considerazione di questo tipo. Credo che anche lui, da questo punto di vista, forse deve imparare a saper gestire meglio la rosa, perché credo che resti un ottimo allenatore. Cioè, sostituirlo eventualmente per prendere Thiago Motta, ecco, io delle riflessioni in questo senso le farei, perché non so se Thiago Motta è già pronto. Un conto è allenare lo Spezia e il Bologna, un altro conto è allenare l'Inter. È già pronto? Anche questa sarebbe una bella scommessa che per fortuna non devo fare io, perché credo che insomma è una scommessa complicata da fare, perché Inzaghi di esperienza ne ha fatta, Thiago Motta credo che ne debba ancora fare. Nel momento in cui però si sceglie di andare su un profilo giovane di questo tipo, poi bisogna sopportarlo e supportarlo a 360 gradi.
Chiudo dicendo una piccola cosa. Vedo che in tanti tifosi criticavano l'assenza di Marotta davanti alle telecamere nel post interview. Marotta non era neanche allo stadio, aveva dei problemi personali, nulla di grave, ci mancherebbe, ma non è che non è andato nel post partita per nascondersi, non era fisicamente allo stadio, quindi magari prima di iniziare a lanciare accuse e veleni sarebbe meglio un attimino informarsi bene su queste cose. Il tempo a disposizione è terminato qui, vi invito a cliccare la campanella per avere gli aggiornamenti sempre in tempo reale, grazie per averci seguito, ciao a tutti.